ricordo che la puntata viene registrata, quindi poi prossimamente la troverete anche sul nostro canale YouTube. Vi chiediamo sempre di seguirci sui nostri canali e vi ricordiamo anche la nuova rubrica che abbiamo aperto, Corsi NAPJ, dove andiamo caricando sia i corsi che abbiamo fatto fino ad ora, come quello con il WAM, oppure ci sono, prossimamente caricheremo altri corsi. A questo punto io taccio, come sempre, e lascio la parola a Nicola Bertinelli. Grazie Raffaella, un buon pomeriggio a tutte le persone che sono in ascolto. Beh, quando parliamo di Parmigiano Reggiano è chiaro che il latte è l'elemento centrale della produzione, tant'è che il nostro amato formaggio, e anzi una delle nostre claim più importanti, è fatto solamente di latte, caglio e sale. Abbastanza ovvio pensare come un grande formaggio lo si possa ottenere con un grande latte. E da qui l'importanza, l'attitudine del latte a produrre Parmigiano Reggiano. Che deve essere un'attitudine sia di natura quantitativa, perché ovviamente i produttori di Parmigiano Reggiano sono interessati ad avere tanta sostanza secca all'interno del latte, ma una sostanza secca che deve essere rapportata, bilanciata, perché il disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano prevede un preciso rapporto tra la quantità di grasso e di caseina contenute all'interno del formaggio e di conseguenza l'importanza fondamentale di avere un latte che già all'origine non solo ha molta materia secca, ma ne ha anche in un rapporto adeguato. Ma non è solo importante nel mondo del Parmigiano Reggiano fare chili di formaggio, è anche importante farlo buono. Il segreto del Parmigiano Reggiano, da un punto di vista organolettico, cioè quello che lo rende assolutamente unico e producibile solo in un areale molto stretto, e cioè le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova, Sud del Po e Bologna alla sinistra del Reno, perché? Perché in questo areale, naturalmente, da sempre, se voi prendete una foraggera che cresce naturalmente in questo territorio, trovate su questa foraggera determinati ceppi batterici. Trovate dei lattobacilli mesofili, il lattobacillus casei, paracasei e rhamnosus, con tutte le loro varianti, e quello che accade nel corso della trasformazione del latte in Parmigiano Reggiano non è solo la coagulazione del latte, ma nel corso di tutta la lavorazione anche la selezione microbiologica. Cioè tutta la lavorazione ha come obiettivo, partiamo da un latte che ha dentro tanti, concedetemelo, batteri buoni, e nel corso della lavorazione devo far sì che questi batteri buoni trovino un ambiente ideale per potersi sviluppare, e nel corso della lavorazione, se abbiamo dei batteri negativi per la trasformazione del latte a Parmigiano Reggiano, questi batteri negativi devono essere eliminati dalla cagliata. Quindi diventa fondamentale quella che tecnicamente è la reologia, cioè come il latte si comporta in caldaia. E l'attitudine, la tirocasearia del latte, o meglio l'attitudine del latte a essere trasformato in un formaggio a pasta dura, a lunga stagionatura, come il Parmigiano Reggiano, passa attraverso un'altra misurazione che è la coagulabilità del latte, il fatto che il coagulo venga preso in tempi brevi e con una grande forza, perché se questo avviene, l'uomo può incidere meno, cioè noi possiamo asciugare la cagliata incidendo meno, quindi usando meno caglio, usando meno siero, spinando meno violentemente e soprattutto nella fase della cottura usare meno quantità di calore, quindi poter usare tempi più brevi e temperature più basse. Tutto questo permette di mantenere viva quella microflora che è entrata attraverso
il latte e attraverso le foraggere all'interno della cagliata stessa. Se noi alla fine della lavorazione, dentro la cagliata, abbiamo questi batteri buoni, allora questi batteri fermenteranno le componenti del latte, il lattosio, la caseina, dando gli aromi, i profumi, i sapori tipici del parmigiano reggiano. Quindi per adesso noi che cosa abbiamo detto? Che il latte deve avere caratteristiche sia di quantità di caseina, quantità di grasso in determinati rapporti e anche una determinata coagulabilità per permettere quindi un'adeguata trasformazione. Perché questo accada sono due grandi pilastri. Uno, il management e l'alimentazione storicamente è sempre stato un pilastro fondamentale, ma l'altro grande pilastro è avere un patrimonio genetico orientato in questa direzione e quindi la selezione. Questo è quello che da sempre è stato. Oggi però stiamo vivendo, amici, un qualcosa di nuovo. E Covid ce lo ha assolutamente portato alla luce. Nel corso del Covid, per decreto, i cittadini non sono più usciti fuori casa, non sono più andati nei ristoranti per pranzare o per cenare, ma sono andati nel retail, nei punti vendita, nei supermercati a comprare quello che a casa volevano mangiare. E che cosa è successo? È esploso il consumo di parmigiano reggiano, come è esploso il consumo di determinati tipi di prodotti. Quali? I prodotti 100% italiani, quindi non solo fabbricati in Italia, ma anche la materia prima agricola di provenienza italiana, cibi che hanno un legame con il benessere della persona, cibi che hanno un legame con la sostenibilità ambientale delle produzioni ed il benessere animale. Cioè è stato evidente, palese, nel momento in cui un consumatore va e sceglie, che oggi i cibi non devono essere solamente buoni, non devono avere solamente il giusto prezzo e il livello di servizio adeguato agli stili di vita, ma oggi i cibi devono essere anche prodotti con metodiche ritenute di valore. E un prodotto come il parmigiano reggiano non può essere solo il formaggio più buono, deve essere anche il formaggio che ha dentro questi valori per i quali oggi i cittadini decidono e scelgono che cosa acquistare. Ecco perché come consorzio, oramai 3 anni fa, abbiamo pensato di strutturarci e all'interno del consorzio abbiamo un ufficio diretto dal dottor Marco Nocetti, ufficio produzioni primarie. Cosa significa? Un ufficio che si occupa di tutto quello che accade prima del caseificio. Stiamo dicendo di un consorzio di produttori di formaggio che si preoccupa di quello che accade prima del caseificio, quindi prevalentemente all'interno delle aziende agricole, sia nella parte zootecnica che agronomica. Perché? Perché dovete sapere che oggi arrivano al consorzio delle richieste dalle catene distributive, originariamente 1 anno e mezzo fa da catene distributive inglesi, oggi anche dalle catene distributive italiane, e ci chiedono di poter certificare come viene prodotto il latte fatto per fare quel tipo di formaggio. Quello che vi sto dicendo è che a breve, molto probabilmente, insieme al documento di trasporto, scusatemi, il formaggio verrà accompagnato da una certificazione che attesta i livelli di rispetto dei diritti degli animali all'interno degli allevamenti, dal benessere animale in su, e anche se questo tipo di formaggio e questo tipo di latte viene prodotto rispettando la sostenibilità ambientale e in primis le emissioni nel sistema di gas serra. Ecco perché, guardando al futuro, un prodotto come il parmigiano reggiano, che non può permettersi di non essere sempre all'avanguardia, quindi di non essere solo, come vi dicevo, il più buono, ma anche quello di maggior valore, quindi che è in grado di contenere anche questi
valori oggi fondamentali nell'acquisto da parte dei nuovi consumatori, dei nuovi cittadini. Ecco perché il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano ha chiesto ad Anafigei di lavorare insieme perché si possa selezionare una bovina, una vacca per il Parmigiano Reggiano. Una bovina che deve guardare non solo alla quantità di sostanza secca, non solo alla coagulabilità del latte, non solo alla longevità intesa come spalmiamo un costo fisso di produzione della rimonta, ma anche una longevità che attraverso parametri possiamo pensare a il problema delle zoppie, al problema delle mastiti, al numero di parti, sia una bovina che può certificare il livello di rispetto degli animali, dei diritti degli animali e di sostenibilità. È in questo grande contesto che inizia il nostro lavoro, il nostro progetto insieme, però ora mi taccio e lascio agli amici di Anafigei, ai tecnici e in modo particolare all'amico Maurizio Marusi la parola. Buon lavoro e buon Parmigiano Reggiano a tutti. Grazie Nicola. Chiedo a Valentina e ad Anna se ci sono delle domande per Nicola prima che io cominci. Approfittiamo anche un atto della sua presenza. So che è un impegno dopo, ma se ci fosse una domanda per te, se hai ancora un minuto, ti preghiamo di restare in collegamento. Non c'è problema, posso rimanere qualche minuto. Grazie Nicola. Anna? Sì, buongiorno a tutti. Daniele Bettoni ci chiede, più che ci chiede fa un commento, sarebbe interessante avere dei dati di come trasformano differentemente gli animali alimentati con insilati e solo a foraggi. Un indice basato su questo sarebbe molto interessante. Adesso non so chi voglia rispondere. Vuoi dire qualcosa tu, Nicola, prima che tu vada? Chiaro che mi sembra che il regolamento del parmigiano parli chiaro. A me è arrivata, purtroppo ho qualche problema d'audio, l'ho sentita un pochino a pezzi la domanda, sono sincero. Anna, puoi provare a rifarla? Sì, la rifaccio. Allora, sarebbe interessante avere dei dati di come trasformano differentemente gli animali alimentati con insilati o solamente a foraggi. Un indice basato su questo sarebbe molto interessante. Ma bisogna capire un attimo che cosa il nostro ascoltatore intende per come trasformano, cioè qual è l'elemento che lui prende in considerazione del come trasformano, cioè se è l'efficienza di trasformazione dell'alimento, quindi l'efficienza di trasformazione della razione, oppure se come trasformano, cioè trasferiscono in parametri qualitativi del latte, quindi sia in tenore in grasso, in caseina o in reologia del latte. Quello che posso dire al nostro ascoltatore è che per disciplinare nel Parmigiano Reggiano le bovine possono mangiare insilati e non possono mangiare insilati neanche gli animali in allevamento, e almeno il 50% della sostanza secca che una vacca mangia deve essere da foraggi, e questo è sicuramente, se vogliamo, la croce delizia, perché se da una parte questi foraggi sono responsabili del trasferire all'interno del latte il pool microbiologico che poi caratterizza il latte per fare il Parmigiano Reggiano, dall'altra parte diventa sicuramente un grosso limite, perché solo poche materie prime possono essere integrate a questi foraggi per completare la razione della bovina. Ancora di più, questo mi permette di sottolineare il fatto che sia indispensabile una bovina, una genetica da Parmigiano Reggiano, perché noi abbiamo vacche che devono mangiare tantissimo volume, cioè il 50% di quello che mangiano devono essere foraggi che hanno un grosso limite, non essere concentrati in nutrienti, e quindi bovine che attraverso il mangiare tanti foraggi devono poter soddisfare dei fabbisogni nutrizionali che in modo particolare a inizio lattazione sono molto esigenti. Ecco perché, per rispondere
al nostro amico, la bovina del parmigiano reggiano dovrebbe in un certo qual modo assomigliare un po', vi ricordate, io che ho ormai qualche anno, a quelle vecchie vacche canadesi che sembravano veramente dei giganti, per permettere cioè di ingerire veramente tanta sostanza secca, perché la nostra sostanza secca per almeno il 50% non deve essere fatta di concentrato. Perfetto, grazie Nicola. So che c'è un'altra domanda, devi scappare Nicola? No, prego. Valentina, non ti sentiamo. Scusa un attimo, Nicola. No, prego. Inciappi della diretta. Falla tu, Anna, eventualmente. Mi è arrivato un SMS, perché ho Marco Nocetti che mi sta facendo da segretario, no? Quindi è arrivato un SMS che dice, scusami, quanto latte ci vuole in caldaia per fare due forme? C'è una tendenza alla diminuzione? Allora. Era questa la domanda, Nicola. Esatto. Infatti è arrivata dal vostro sito. Allora, attualmente la media comprensoriale sono 5,2 quintali di latte per fare una forma, e una forma è stagionata circa 40 kg. Quindi stiamo dicendo che oggi la resa media in comprensorio si avvicina all'8%. Quindi c'è una tendenza alla diminuzione? La risposta è assolutamente sì. Nel senso che nel tempo è necessario meno latte, inteso ovviamente come chili di latte in caldaia, per fare una forma, proprio perché si tende ad avere nel nostro mondo la consapevolezza che noi non siamo produttori di latte, ma siamo produttori di formaggio. Di conseguenza è meglio avere meno latte concentrato che più latte diluito. Anche perché abbiamo un altro parametro a cui sottostare, che è il diritto a produrre quel litro di latte, cioè le quote latte per fare parmigiano reggiano, che sono riferite ovviamente ai chili di latte. Di conseguenza avere meno latte più concentrato vuol dire avere più formaggio avendo più diritti a produrre. Quindi è quello che sta in realtà accadendo nel nostro paese. Perfetto, grazie Nicola. Abbiamo un'ultima domanda, se hai ancora un attimo, visto che sei gettonatissimo. Anna o Valentina, Anna, non so chi è che la fa. Anna o Valentina. No, Anna, Valentina forse non va audio. Falla tu Anna, dai. Vado io. Dai. Allora, sì, c'era la replica di Daniele Bettoni per quanto riguarda l'indice di insilati o no, e dice che lui è un produttore di latte biologico parmigiano reggiano, ma i dati degli indici dei tori che utilizzano, sono principalmente basati su animali che mangiano insilati. Questo immagino che sia un tema da genetista che non da il consorzio. La domanda è vero, noi quando calcoliamo gli indici utilizziamo tutte le produzioni, tutti i controlli che vengono fatti nel territorio italiano, quindi sono sicuramente compresi gli animali, nel nostro caso di razza pisona, che producono in zona parmigiano, quindi producono a secco, e sono compresi anche tutti quelli che invece vengono alimentati ad insillati. Pensare ad una valutazione solo degli animali della zona del parmigiano confrontando con quello del territorio non ci abbiamo mai pensato, in quanto già per avere una buona attendibilità stiamo sempre cercando di mettere insieme più informazioni e più numeri possibili, quindi lavorare su un numero ristretto di animali sicuramente non andrebbe a beneficio dell'attendibilità e della stabilità e della sicurezza degli indici. Inoltre un'altra cosa che ti posso dire è che noi quando andiamo a stimare produzioni e tante cose nei vari modelli di stima dei calci degli indici abbiamo anche un effetto della zona di provenienza degli animali. Quindi la risposta è no, noi calcoliamo tutto assieme, però nei vari modelli degli indici
andiamo a considerare se un animale ha prodotto meno in differenti zone del territorio italiano. E c'è proprio un'area che è stata denominata area del parmigiano reggiano, noi abbiamo identificato tutte le aziende che conferiscono il latte al parmigiano reggiano e questo effetto viene considerato all'interno del calcolo di modello degli indici. Però come dicevo prima, andare a fare una valutazione solo con questi animali per vedere se c'è qualche differenza, temo che andrebbe a discapito dell'attendibilità e della stabilità degli indici. Abbiamo un'altra domanda. Mi sentite? Ora sì. Ok. Buongiorno a tutti. Abbiamo una domanda da Raffaele Di Ciommo che chiede: esiste un prezzo minimo di vendita del parmigiano reggiano? La risposta è no, perché il parmigiano reggiano. Possiamo chiedere di avvicinarci un po' al microfono perché si sente male. Scusa. Dicevo, la risposta è no, cioè non esiste un prezzo minimo di vendita del parmigiano reggiano, perché lo stesso viene venduto da 307 caseifici in un modo indipendente, quindi in realtà è il mercato che poi va a condizionare il prezzo a cui vendono i singoli caseifici. Il consorzio non è una organizzazione dei produttori, il consorzio è un ente dove i 307 consorziati, 307 caseifici, mantenendo la loro individualità giuridica, si uniscono in questa struttura che ha come fine la tutela della DOP, la vigilanza sui mercati, la DOP venga rispettata e la promozione della marca Parmigiano Reggiano. E poi parallelamente vengono fatte tutta una serie di azioni a sostegno della filiera. Non fa parte dei compiti del consorzio la commercializzazione. Di conseguenza non è imposto un prezzo minimo di vendita. Grazie Nicola. Grazie. Ci sono altre domande o continuiamo con la programmazione? Penso che possiamo continuare con la programmazione. Allora, intanto saluto Nicola, so che ci deve lasciare, però grazie. C'è Marco Nocetti del Parmigiano Reggiano che comunque rimane in linea e a disposizione per eventuali domande e commenti finali. Grazie Nicola per la partecipazione. Grazie Maurizio, un saluto a tutti e viva il Parmigiano Reggiano. Lascio fisicamente la sedia a Marco Nocetti. Va bene, grazie Nicola. Grazie. Allora, adesso tocca a me. Andare invece all'aspetto, diciamo, una piccola presentazione tecnica di come abbiamo provato a congegnare questo indice XPR che abbiamo chiamato XPR, che è l'acronimo di indice caseificazione e sostenibilità parmigiano reggiano. Intanto un doveroso, diciamo, riassunto a tutti gli enti e le persone che hanno collaborato allo sviluppo di questo indice, oltre a noi di Anafi, ha avuto un ruolo importantissimo, chiaramente il consorzio del Parmigiano Reggiano, che è stato poi il promotore di questa cordata di studio, e poi c'è stata la forte e indispensabile collaborazione di tre università, quella di Padova, di Bologna e di Parma, che ognuna con la propria attitudine e specializzazione ha dato un contributo importante allo sviluppo di questo indice. L'obiettivo, l'ha accennato Nicola prima, era di selezionare solo quei soggetti le cui figlie riuscissero a massimizzare il profitto aziendale per le aziende che producono formaggi a pasta dura. Tutto il lavoro è stato fatto e tarato, come vi dicevo, grazie alla forte collaborazione del Parmigiano Reggiano, quindi utilizzando costi e ricavi, come vi farò vedere dopo, tipici di questa area, ma noi crediamo che un qualsiasi produttore di formaggi a pasta dura possa tranquillamente utilizzare questo tipo di indice, perché comunque indirizzerà la selezione dei propri animali verso quegli obiettivi di selezione che si avvicinano alla sua realtà produttiva. Prima domanda che ci siamo fatti quando ci è stata fatta questa richiesta, ma forse invece di sviluppare un indice in casa, di investire tempo e risorse, prendiamo qualcosa che è già stato fatto all'estero e lo applichiamo al nostro sistema produttivo. Il confronto che ho provato a fare, senza voler essere
chiaramente dispregiativo nei confronti del cheddar e del gouda, comunque sono due formaggi con delle caratteristiche completamente diverse dalle caratteristiche che del latte che deve avere quello destinato alla trasformazione in parmigiano reggiano, quindi abbiamo destinato che non fosse il caso di prendere un indice sviluppato all'estero, ma di ricalcolarlo e rielaborarlo direttamente tenendo conto sia del prodotto finale che è il parmigiano reggiano, che ha delle caratteristiche diverse da quelle di altri formaggi prodotti in giro per il mondo, e tenendo anche soprattutto conto della realtà produttiva e economica delle aziende coinvolte all'interno del comprensorio. Perché un indice sulla frigiona? Perché lo vedete qua, qui ho riassunto il numero di capi controllati nelle aziende iscritte al libro genealogico, ma credo che la cosa si possa tranquillamente applicare a tutto il comprensorio. Ho preso le province di Parma, Reggio e Modena, in quanto la quasi totale maggioranza di aziende di queste province produce latte destinato al parmigiano reggiano, e mi pare evidente come il grosso impatto che ha la frigiona all'interno del comprensorio. Quindi è chiaro che se vogliamo dare un input, se vogliamo dare una direzione alla selezione che vada verso i requisiti di produrre un latte destinato a una buona caseificazione, è chiaro che agire sulla razza frigiona è quello che ti permette di avere il maggior impatto in termini quantitativi, tenendo conto della quantità di latte che viene oggi prodotta. È una frigiona qui che comunque nel corso degli anni, grazie comunque al forte enfasi che è sempre stata data alle proteine e alle percentuali all'interno dei vari indici di selezione, dagli LQ, gli LQM, per finire al PFT, come vi dicevo, alcuni passi sono comunque già stati fatti. Se confrontate quello che è il contenuto medio sempre nelle province di Parma, Reggio e Modena nel 2005 con quello che è stato raggiunto negli anni del 2018 e 2019, vedete come dei passi avanti ne sono comunque stati fatti. È chiaro che la strada è ancora lunga, si può ancora provare a migliorare non solo sull'aspetto qualitativo, ma anche sull'aspetto funzionale della vacca, ma questi dati ci dimostrano che anche la frigiona, che non è probabilmente nato come una razza destinata alla caseificazione, può, selezionandola in un certo modo, produrre un tipo di animale che sia adatta anche alla trasformazione in formaggi a pasta dura. Quindi abbiamo detto gli obiettivi, quali dovevano essere. Innanzitutto, l'ha ripetuto anche il Presidente Bertinelli prima, qualsiasi indice deve essere redditizio per l'allevatore. Se non c'è remunerazione per l'allevatore, cadono probabilmente tutti i discorsi che possiamo fare. Quindi deve massimizzare il reddito di chi vende il latte trasformato in parmigiano reggiano, e soprattutto deve anche tenere conto di tutti quelli che sono i nuovi orientamenti normativi nell'allevamento, dalla salute e benessere animale alle nuove norme sulla riduzione dell'uso degli antibiotici. Deve essere sostenibile, quindi bisogna anche tenere conto di tutti i vari impatti a livello ambientale che ci possono essere nella filiera di produzione del parmigiano reggiano. E come vi dicevo, quindi non deve solo massimizzare il potenziale delle vacche in termini di produzione di chili di parmigiano reggiano, ma soprattutto garantire una redditività, essere comunque economico e sostenibile all'interno dell'intera filiera. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato a considerare i costi e i ricavi. Costi e ricavi che noi riusciamo a stimare partendo dagli indici. Te li ho riassunti velocemente. Dal punto di vista dei costi abbiamo considerato il costo della rimonta, quindi il costo della vitella e della manza. Abbiamo considerato tutti i costi alimentari per la produzione del latte, i costi sanitari dalla fertilità alla mastite, alla facilità di parto, che possono influire sul reddito lordo
dell'allevatore, e essendo un prodotto trasformato abbiamo anche provato a considerare, qui c'è stato di forte aiuto il consorzio del parmigiano, come dicevo, abbiamo provato a considerare i costi di trasporto, di lavorazione e di maturazione. Sono tutti costi che vanno a incidere su quello che è la parte costi del nostro bilancio aziendale. Dal punto di vista dei ricavi, che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dai dati dei controlli funzionali, grasso, proteine, caseine e cellule, e abbiamo provato a stimare delle rese che ci consentissero una stima del quantitativo di burro, formaggio e siero che veniva prodotto dalla lavorazione del latte. In questa fase è stata di particolare importanza la collaborazione con l'Università di Parma, con il professor Summer, perché grazie a lui siamo riusciti a stimare delle forme di produzione di resa che tenessero conto anche dell'impatto che ha la cappa caseina, la variante B, nell'aumento della resa. Quindi un bilancio di quelli che sono i ricavi e i costi durante tutta la vita produttiva della vacca. A questo punto abbiamo derivato i pesi economici facendo un semplicissimo conto dei ricavi meno costi, e abbiamo ottenuto quello che era l'utile netto per giorno di vita. Come ha detto Nicola prima, noi diamo molta importanza anche alla longevità e alla salute dell'animale, quindi abbiamo voluto massimizzare il reddito delle vacche che non producessero latte solo per una lattazione, ma che fossero capaci di produrre un latte buono, con buone abitudini caseare, sane e per un lungo periodo di tempo. Quindi il nostro obiettivo di selezione è diventato l'utile netto per giorno di vita, che è stato quello che ci ha portato a sviluppare i pesi che voi adesso vedete, che sono stati fatti all'interno dell'XPR. Tutti questi pesi messi insieme attraverso tutte le correlazioni che hanno tra di loro ci permettono di arrivare a massimizzare quello che è l'utile netto per giorno di vita di un latte che è destinato alla trasformazione in parmigiano reggiano. Quindi c'è una parte importante legato comunque sempre all'aspetto produttivo, quindi con tanta enfasi ai chili di proteine, c'è una parte legata alla morfologia funzionale, quindi vacche che camminano bene e con delle mammelle ottimali per la mungitura, e per tutti gli aspetti che abbiamo detto prima, che vogliamo una vacca non solo produttiva, ma anche longeva e in salute, abbiamo dato molta enfasi a tutta questa parte legata alla funzionalità, quindi delle vacche che si ingravidano bene, delle vacche sane, quindi con una buona resistenza alle mastiti, quindi che necessitano di meno trattamenti di antibiotici, delle vacche longeve che possono produrre per più lattazioni. In più è stata anche messa una premialità alla variante B della cappa caseina, quindi all'interno dei nostri riproduttori abbiamo dato un plus di premio a quei riproduttori che avessero la variante B della cappa caseina. Infatti sono innumerevoli gli studi che hanno dimostrato che c'è una buona correlazione tra la resa calcearia e il tipo di variante della nostra cappa caseina. Dal punto di vista delle classifiche, che sono quelle che probabilmente gli allevatori vanno a vedere nel momento in cui devono selezionare i tori, vedete graficamente come le classifiche PFT e XPR, pur non essendo completamente diverse, quando ci sono dei tori che si sovrappongono all'interno delle diverse categorie, però se andiamo ad esaminare per esempio quella che è la variante BB all'interno dei top 50 dei tori genomici italiani, vedete come la percentuale, il numero, scusate, di tori con la variante BB della cappa caseina è più del doppio nei top 50 AXPR rispetto ai top 50 APFT. Come vi dicevo, l'obiettivo dell'XPR non è solo quello di massimizzare la resa,
Quindi non stupiamoci se ai vertici delle classifiche, nelle parti alte della classifica, abbiamo anche dei riproduttori che non sono BB come genotipo di K casine, perché l'XPR è un indice composto che deve sì massimizzare la resa, ma deve anche produrre animali che producono latte con una buona resa, pertanto periodo di vita e un latte sano. Quindi ecco perché combinando tutte queste caratteristiche si possono trovare dei riproduttori con particolarità diverse all'interno della lista dei top 50. Dal punto di vista pratico, cosa può aspettarsi l'allevatore che decide di selezionare per XPR? Abbiamo deciso di esprimerlo in euro, quindi di dire in maniera pratica all'allevatore che è un toro, che ha un indice XPR di 1000, che cosa vuol dire? Vuol dire che la figlia ipotetica media di questo toro mi garantirà un profitto medio in carriera di 1000 euro maggiore rispetto alla media della popolazione. Quindi diamo anche un riscontro economico di quanto può fare guadagnare di più o meno l'uso di un certo riproduttore rispetto ad altri. Dal punto di vista pratico vi ho riassunto cosa ci si può aspettare dall'utilizzo dei migliori tori a XPR rispetto alla coda, diciamo, alla parte più bassa della popolazione a XPR. Sicuramente avremo dei produttori che producono latte in buona quantità, ma soprattutto vedete che abbiamo dei riproduttori che producono più latte per giorno di vita, quindi abbiamo produzioni, ma per lungo periodo di tempo abbiamo sicuramente una fertilità migliore rispetto alla coda della popolazione, abbiamo un contenuto in cellule più basse rispetto sempre alla parte peggiore della popolazione. Quindi una selezione per XPR, oltre a portare sicuramente animali che hanno una resa migliore, ci porta ad avere animali con queste caratteristiche, sono sicuramente da ricercare per tutti gli allevatori, animali produttivi che si ingravidano e con un basso contenuto di cellule. Un'ultima notazione, sempre all'interno del comprensorio di Parma, Reggio e Modena, siamo andati a cercare all'interno degli animali che sono stati genotipizzati negli ultimi anni per anno di nascita, come l'attenzione verso la K caseina B sia sempre presente negli allevatori di questo comprensorio. Vedete come la percentuale di femmine che hanno il genotipo BB all'interno dei loro geni è aumentato, devo dire, in maniera esponenziale negli ultimi anni. Quindi tra gli allevatori c'è sempre più la ricerca di fissare questo tipo di informazione nei geni dei propri animali. Con queste figure vogliamo dire che siamo appena partiti, il percorso è lungo e non riteniamo questo primo rilascio di XPR un punto di arrivo. Ci sono ancora tante cose da fare. In questa prima fase siamo concentrati molto e probabilmente ci concentreremo ancora, perché non tutto probabilmente siamo riusciti ancora a estrarre dalle informazioni genetiche dei nostri animali per quello che riguarda la resa che si può ricavare dalle informazioni di chi di proteine, di varianti di K caseine e beta lattoglobulina. Sappiamo che sono tutti indicatori fortemente correlati con la resa casearia, ma sappiamo anche che non spiegano tutto quello che è l'attitudine e la resa casearia di un latte. Quindi da qui la nostra intenzione è di cominciare a lavorare su nuovi dati che si sono resi disponibili per stimare la resa casearia. Stiamo parlando di tempo di coagulazione, di velocità del coagulo e di consistenza del coagulo. Sono dei dati nuovi che, grazie a un progetto iniziato in Veneto, incominciano a essere disponibili in un numero consistente attraverso i controlli funzionali, quindi probabilmente riusciremo ad avere un numero di informazioni necessarie per arrivare a stimare un indice su questo tipo di parametri. E inoltre abbiamo dei nuovi indici che in parte sono già disponibili, come l'efficienza alimentare, come una stima degli animali che sono in grado di convertire meglio dai formaggi in latte e in materia utile, e questo è un indice che è già disponibile dal dicembre del 2019, quindi probabilmente potremmo iniziare
nelle prossime versioni di XPR a inserirlo all'interno del nostro indice composto. Abbiamo due progetti sui quali vorremmo iniziare presto a lavorare. Uno che è quello che riguarda l'urea nel latte, anche questa è un'informazione che è presente all'interno dei dati dei controlli funzionali. Sappiamo che è un ottimo indicatore di efficienza metabolica e di riduzione quindi delle escrezioni urinarie dell'azoto, con delle forti implicazioni a livello di impatto ambientale, e soprattutto sappiamo che c'è un buon rapporto tra l'urea nel latte e le caseine vere, che sono a loro volta molto correlate con quella che è la resa casearia. Sempre all'interno dei controlli funzionali abbiamo da alcuni anni a disposizione anche il dato delle cellule differenziali che si va a sommare a quello delle cellule calcolate nel modo tradizionale. Questo ci dovrebbe portare ad avere una migliore stima della sanità della mammella. Quindi l'obiettivo, dopo magari sarà interessante sentire Marco alla fine che cosa pensa, l'obiettivo che ci siamo posti noi all'interno del gruppo di lavoro che vi ho evidenziato prima è di pian piano inserire questo tipo di indici man mano che verranno disponibili, per rendere l'XPR sempre più vicino a quello che è una stima il più veritiera possibile, sia della resa caseare del latte, sia che possa garantire anche una buona conversione dei foraggi in latte e una longevità della vacca, in maniera che possa produrre per il maggior tempo possibile. Questo è quindi quello che è l'obiettivo finale dell'XPR, che ripeto non è solo un indice di resa casearia, che deve portare a ottimizzare l'ingestione di foraggio e produrre più formaggio di qualità. Io direi che ho finito, se ci sono domande, altrimenti passo la parola a Marco magari per le conclusioni finali. Abbiamo una domanda da Claudio Mariani. Chiede: c'è una tipologia di vacca da parmigiano reggiano dal punto di vista morfologico? Serve davvero il vaccone di cui si parla, o forse l'animale più equilibrato è la soluzione anche per chi trasforma? Grazie Claudio per la domanda. È la domanda classica che ci viene sempre fatta. È chiaro che a parmigiano reggiano, come diceva il Presidente Bertinelli prima, l'ingestione di foraggi secchi rispetto magari ad altre aree produttive dove si può fare un uso di insillati è una questione importante, in quanto ci vogliono animali che riescano a convertire bene questa tipologia di foraggio in energia, in proteine e quindi in latte e in materia utile. Credo che una risposta più precisa a questo tipo di domanda nasca da uno sviluppo sempre più preciso di un indice di efficienza alimentare, dove dovremmo riuscire a avere una stima, io spero il più precisa possibile, che a parità di alimento ingerito, che cosa ti esce in materia utile, in energia, in latte e in proteine trasformate. Quindi sono abbastanza d'accordo sull'idea che un animale equilibrato sia probabilmente quello che più si adatta a certe caratteristiche, perché è vero, l'animale grande può probabilmente ingerire più quantità di foraggio secco, ma è anche vero che poi ha maggiore necessità di energia e di nutrimento per il mantenimento della sua mole. Quindi secondo me una risposta ce la potrà dare solo quando avremo sviluppato, anche con l'utilizzo di magari di dati raccolti direttamente nelle stalle, un indice di efficienza che noi già abbiamo, anche se per il momento solo un indicatore indiretto, un indice, come ti dicevo, che sappia stimare bene quale animale converte bene meglio gli alimenti in latte. Abbiamo altre domande o lasciamo la parola a Marco?
Mi sentite però? Sì. No, volevo anch'io intervenire su questo, ma aspettavo che qualcuno sarebbe saltato sulla sedia quando prima Nicola ha parlato delle vaccone canadesi. E noi abbiamo chiaramente un'esigenza di valorizzare il foraggio del territorio, il molto foraggio che le bovine devono assumere. Qui il tema c'è tutto. È chiaro che la vaccona canadese per tanti versi non è più quella che ci serve, molti sappiamo che stanno invece orientando su vacche piccole, più agili, più maneggevoli, eccetera, eccetera. È uno dei tanti conflitti che forse si potrebbero porre, come dice Martino, probabilmente bisogna appunto cercare di comporre esigenze diverse, comunque bisogna che anche l'allevatore, quando fa l'agricoltore, si produca un fieno più ingeribile. È chiaro che non possiamo avere vacche di 900 kg perché devono mangiare del fieno, è tutto anche un circolo vizioso da cui dobbiamo riuscire. Però il tema c'è tutto, ecco, insomma, per cui una riflessione va fatta, la faremo e vedremo anche come sviluppare il tema. Aggiungo anche che a quello che diceva Maurizio, in realtà c'è un altro valore che non è stato possibile computare, economico dico, ed è il fatto che una volta che avremo, via via che si avranno animali sempre più alle patologie, usiamo il termine in senso lato, perciò meno bisognosi di utilizzo di farmaci, questo, dato che è un mega trend ineludibile, anche il Farm to Fork uscito 6 mesi fa, ipotizza, propone una riduzione del 50% degli antibiotici in zootecnia in 10 anni, che è un obiettivo perfettamente raggiungibile, però questo richiede tutta una serie di azioni, aumento del benessere, che vuol dire riduzione della pressione microbica, vuol dire maggiore stato immunitario, vuol dire indubbiamente anche animali, forse una volta con un termine poco scientifico si chiamavano rustici, ecco, sono animali che si ammalino meno e che perciò hanno meno bisogno di antibiotici. Quando un animale si ammala va curato, però gli antibiotici vanno ridotti, il trucco è farli ammalare meno. E la genetica in questo può fare molto, e questo aumenta molto il valore del prodotto, nella logica che diceva prima Bertinetti. Per cui nelle prossime edizioni dell'XPR la nostra idea è di, se possibile, ulteriormente enfatizzare questo aspetto della resistenza alle malattie. Grazie Marco. Credo che ci siano delle domande, se Valentino o Anna... Sì, abbiamo un'altra domanda da Alessandro Amadei, che chiede: per la selezione di bovine a bassa emissione di gas serra, quali sono i progetti in corso? Forse qui a Raffaella può essere più... Questa rispondo io come associazione, da quando è iniziato il progetto Latteco, abbiamo iniziato a livello di associazione a raccogliere i dati qui al centro genetico, proprio per caratteri quali emissioni di metano e di anidride carbonica. E ovviamente questo è un piccolo progetto del quale noi stiamo studiando il tipo di fenotipo, in collaborazione con l'Università di Milano e anche con altre università stiamo lavorando anche sulla raccolta del dato emissioni di metano con l'ausilio anche di altri strumenti come possono essere le pistole laser. E quindi in prossimo triennio quello che faremo sicuramente è di mettere a punto il protocollo per la raccolta e cercare di crearlo a livello di dato rutinario, quindi mettere a punto un protocollo. E in contemporanea, grazie a questi dati che stiamo raccogliendo abbiamo creato delle collaborazioni internazionali, quindi più fenotipi abbiamo all'interno di Italia, più fenotipi possiamo anche condividere a livello internazionale. Perché questo tipo di caratteri, come è stato ai tempi anche per la genomica, richiedono sicuramente un consorzio, non solo dal punto di vista dei genotipi, ma anche dal punto di vista dei fenotipi, specialmente quando parliamo di caratteri difficili da raccogliere. Grazie Raffaella. Grazie Raffaella. E poi abbiamo anche un'altra domanda da Claudio Mariani, che chiede: c'è differenza tra un indice di associazione ed uno sviluppato da un singolo centro FA dal punto di vista dell'attendibilità? Allora, io posso parlare per i nostri, nel senso che noi quando sviluppiamo indici cerchiamo sempre di avere informazioni
su tutto quella che è la che la popolazione che è sotto controllo ed è iscritta al libro geologico. Quindi abbiamo informazioni che sono sottoposte a diverse tipologie di ambiente dal nord al sud, e quindi teniamo conto di tutte le variabili ambientali che possono esserci in Italia. Sappiamo che ci sono indici sviluppati dai singoli centri, una cosa che è partita in Nord America e pian piano si sta sempre più sviluppando. Io credo che noi dobbiamo avere come associazione il massimo rispetto per tutto quello che viene sviluppato al di fuori del nostro mondo, però ritengo anche che sia anche giusto che noi cerchiamo di dare il più possibile le risposte in base alle domande che ci vengono dagli allevatori. Quindi se c'è qualche indice che è stato sviluppato singolarmente da qualche centro o organizzazione privata e questo raccoglie, diciamo, l'interesse da parte degli allevatori, credo che sia un nostro compito barra dovere cercare di svilupparlo anche noi, magari raccogliendo informazioni magari in modo più vasto se possibile per poter offrire un prodotto sviluppato direttamente dall'associazione. Poi differenze in termini di attendibilità, come dicevo, conosco solo quello che sviluppiamo noi e faccio fatica a esprimermi su quello che viene sviluppato da altri. Ci sono altre domande oppure? No, io non vedo altre domande. Ragazze, voi vedete altre domande nella rete? No, non abbiamo. Basta. Quindi io direi che siamo andati un po' lunghi. Scusa, solo il video di Marco. Un'altra domanda di Daniele Bettoni, che saluto e ringrazio. Dice: se il consumatore finale ci chiede sempre più benessere ed un minore utilizzo di farmaci, che prospettive ci sono per... E vabbè, qua è troncato il messaggio, ma mi inserisco volentieri perché volevo aggiungere una cosa. Ecco, vorrei chiarire il nostro interesse e aggiungere le riflessioni anche già iniziate anni fa sulle caratteristiche casearie del latte, che sono essenziali ovviamente, però non sono più sufficienti. Devono anche essere le caratteristiche di tutto il processo produttivo molto orientate alla sostenibilità, che oggi si declina prevalentemente con benessere animale e ridotto uso di farmaci. Guardate, diceva Nicola, ci sono già i grandi buyer che vogliono dichiarazioni in merito a questo, se no il formaggio può essere anche il più buono del mondo, ma non lo portano via. Per questo motivo, come dicevo prima, enfasi sulla resistenza alle malattie, e butto lì, insomma, so che è poco meno di una provocazione, però un fenotipo benessere c'è, sono gli indicatori che l'AIA produce dai controlli funzionali. Provare a ragionare, se domani non ci potesse essere anche il toro alto benessere, no? Ragionando su questi fenotipi per produrre un indice del genere, è una cosa su cui a noi piacerebbe che si potesse ragionare. Capisco che è una strada in salita, capisco che non si possono mettere 100.000 caratteri perché sennò eccetera eccetera eccetera, però il mio mestiere è buttare dei sassi in piccionaio e poi vediamo se qualche piccione si alza. Però questo è un tema che la genetica, la selezione, il miglioramento genetico, questi sono temi che deve davvero velocemente, per quanto in genetica e miglioramento genetico si possa essere veloci, mettere sul tavolo, perché il prodotto viene venduto se è buono, ma anche se ha dietro queste caratteristiche. Lo dice uno che rappresenta il consorzio, che ha un prodotto buono, lo è veramente, ma non basta più. Grazie Marco, ti rispondo velocemente per venire incontro alla tua richiesta. Ti anticipo che abbiamo iniziato un'analisi con AIA per verificare se queste informazioni che tu hai citato prima possono essere in qualche modo disponibili e
trasferite anche nell'ambito degli scambi di flussi giornalieri che avvengono tra il database dei controlli funzionali e quello dell'associazione per permettere lo sviluppo di INSEE, abbiamo individuato una serie di nuovi indicatori che potrebbero essere oggetto di studi e di analisi, e tra questi abbiamo anche individuato questo indicatore di benessere. Stiamo cercando di capire come possa essere archiviato a livello di singolo animale e aggiornato ogni controllo e successivamente trasferito anche nei nostri archivi. Da lì si può partire a fare uno studio, verificare se c'è un'ereditabilità e da lì avviare tutti i processi per il calcolo e lo studio di un indice che potrebbe essere molto importante, perché grazie al lavoro che fa AIA è disponibile su tutte le aziende iscritte al libro e ai controlli funzionali, quindi non dico senza costo, perché ogni cosa che viene sviluppata necessita di un lavoro e di uno sviluppo, però sicuramente una cosa sulla quale ci siamo mossi, perché questo legame tra la produzione e il benessere sicuramente è importante, il consumatore lo chiede e credo che anche noi dobbiamo proporre degli indici che in qualche modo siano sempre più rispondenti a questo tipo di richieste, ma soprattutto non per andare dietro al consumatore, ma per permettere al produttore di presentarsi sul mercato con un prodotto che il consumatore possa riconoscere come un prodotto che risponde alle richieste che ha fatto. Abbiamo altre due domande, siamo andati un po' lunghi, però rispondiamo alle ultime due domande e poi siamo sempre disponibili per chi vuole contattarci. Vuol dire che c'era dell'interesse oggi, penso, dai, che speriamo. Vai Anna. Allora, una è di Guido Miglioli che dice: sono d'accordo con Marco del Parmigiano per quanto riguarda il fatto che vacche di media bassa statura sono più redditizie, ma perché le fiere le hanno sempre vinte vaccone che fanno fatica ad entrare in sala di mungitura? Questa è la domanda classica che vede sempre contrapposto il mondo delle fiere col mondo reale dell'allevamento. È chiaro che è questa contrapposizione c'è in tutto il mondo, tu se giri le fiere di tutto il mondo difficilmente vedi in fiera sempre il tipo di vacca che è presente in stalla o che vorresti vedere in stalla. Devo dire che negli ultimi anni qualcosa si sta cambiando anche del modo di giudicare gli animali nelle fiere, anche se capisco che sono due tipologie di animali che si fa fatica a mettere assieme, quindi quello che dice Guido Miglioli probabilmente è vero, che uno dice io seleziono in stalla per un tipo di animale, vado in fiera, non sempre mi ritrovo questo tipo di animale. È anche vero che a volte però in fiera, e negli ultimi anni fortunatamente sta succedendo anche un po' più spesso rispetto al passato, si tende a premiare anche una funzionalità dell'animale, un equilibrio tra le varie componenti di animale che in qualche modo io credo si possa avvicinare un po' di più a quello che è l'animale da stalla rispetto a quello che era in passato, dove probabilmente c'era molto più differenza tra il tipo di animale che vinceva in mostra e quello che uno tendeva ad avere in stalla. È chiaro che sono due mondi che fanno fatica, io credo, ad andare perfettamente d'accordo, ma credo che anche uno scopo dei lavori che noi come MFG stiamo cercando di portare avanti, soprattutto il lavoro che fa Corrado Zilotti nell'ambito di armonizzazione sia del lavoro degli ispettori sia del lavoro dei giudici, sia quello di arrivare sempre più ad avere delle vedute simili in questo tipo di attività. Ok, l'ultimissima domanda di Luca Cervis. Come è posizionato il contenuto di sale del formaggio tra i desiderata dei consumatori o di chi li rappresenta? Io Marco qua non so cosa rispondere, forse penso tu. Penso che il sale nel formaggio non è un carattere molto ereditabile, ecco, per questo dubbio. Sì, io non mi pronuncio. No, è un tema tutto caseario, però apertissimo, ormai il sale è diventato il veleno, ecco. Quasi più dello zucchero, sul fatto alimentare uscirà questo numero,
la piccolessa anche sul parmigiano reggiano, noi ci stiamo ragionando, ma è un tema tutto tecnologico caseario. C'è margine per ridurlo un po', ecco, perché il sale e il formaggio ha un ruolo tecnologico, non è solo un po' di sapore in più o in meno, anzi la sapidità non è data dal cloruro di sodio, ma da tutta una serie di altri fattori, per cui non è facile ridurlo, parliamo comunque di 1,4%, ecco, dal quale, per cui comunque non è un prodotto, non è il pecorino romano, tanto per non far nomi che ne ha quasi 5%. Detto questo, dei margini ci sono e tende a calare, tenderà nei prossimi anni, nei margini del possibile, tra un 10-20% sicuramente calerà. Grazie Marco. Direi a Raffaella che la chiudiamo qua, se no veramente andiamo... La chiudiamo, ringraziamo Nicola e Marco Nocetti di essere stati presenti, ci scusiamo, siamo andati un po' lunghi, ma siamo contenti che ci sono state tante domande. Il prossimo appuntamento è per il 24 di marzo, avremo anche in quel caso un ospite e vi faremo sapere più avanti, stiamo organizzando ancora la diretta. Quindi torniamo agli appuntamenti quindicinali. Grazie a tutti e ci vediamo presto. Arrivederci. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti, buon lavoro. Arrivederci.